Lo staff di grossoshop.net è lieto di presentarvi una nuova video recensione. Oggi metteremo a confronto Meizu M1 Note contro il nuovissimo Meizu M2 Note. Quindi non perdiamo tempo ed iniziamo subito! Il tasto soft touch a sfioramento è stata una delle caratteristiche principali dei Meizu M1 Note. Sul modello nuovo, ovvero M2 Note, è stato introdotto invece un tasto hardware fisico che si può schiacciare ed ha un meccanismo chiaramente meccanico. M2 Note è il successore di M1 Note, pur avendo più o meno le stesse identiche caratteristiche, display da 5.5 pollici, IPS LCD di prodotto da Sharp, davvero bello, sotto luce del sole si vede benissimo, ha in più una caratteristica non da poco: si può espandere la memoria di sistema, che è da 16 o 32 GB, tramite una micro SD. Quindi più o meno avete già capito che le caratteristiche tecniche sia di Meizu M1 Note sia di Meizu M2 Note sono praticamente identici, quindi non facciamo altro che fare partire i nostri classici test e andiamo subito con il test audio. Dopo aver sentito il nostro test audio, adesso andiamo a visualizzare le temperature di M1 Note in questo caso e di M2 Note in quest'altro, temperature con dispositivo più o meno in standby prima chiaramente di andare a effettuare test benchmark e giochi. Dopo aver effettuato i nostri classici test Quadrant, AnTuTu, Geekbench 3 ed aver giocato a Real Racing 3, come potete vedere queste sono le temperature dei due smartphone. Sulla sinistra abbiamo Meizu M1 Note, sulla destra abbiamo M2 Note che arriva intorno ai 40.7-8 gradi, però la dissipazione del calore in entrambi i casi è davvero buona. È davvero difficile scegliere tra Meizu M1 Note ed M2 Note. M2 Note ha una particolarità non da poco, quella di poter inserire una scheda micro SD e quindi di andare a espandere la nostra memoria. Un dettaglio davvero non trascurabile visto anche la pesantezza di tutte le app adesso sul mondo Android. Grossoshop.net vi saluta e vi rimanda come sempre alle prossime video recensioni.